Buonasera a tutti, ciao Francesco, io sono Paolo Avvento, ma per te non è una novità. Se mi presento agli altri è solo perché so di non essere quel popolarissimo e famosissimo contrabbassista che avresti meritato al tuo fianco. Lo penso davvero. La mia non è falsa modestia, credimi, non sono solito fare sviolinate. Se non peraltro, essendo contrabbassista, mi riuscirebbero anche Maluccio. Al limite potremmo pensare a una contrabbassata, ma non è il caso. Perciò, dicevo che ritornando alla popolarità di un musicista, mi viene in mente. Forse ti ricorderai un fatto piuttosto drammatico, in seguito ricordato anche per l'aspetto anche comico del titolo riportato dalle maggiori testate giornalistiche dell'epoca, parlo di parecchi anni fa, dove dichiaravo, apro le virgolette, una vita che suono, non sono mai diventato famoso. Per una volta che sono stato suonato, hanno parlato tutti i giornali d'Italia. Questo è successo appunto, dicevo, parecchi anni fa, quando, per i curiosi, insomma, ho messo una nota di demerito a una ragazza e questa di qua, essendo la figlia del quanto pare, ho scoperto dopo il capomandamento della zona, insomma, la pigliò a male, la picciottella. Ha chiamato quelli della sua banda e due energumeni si sono presentati all'uscita della scuola e lì giù. Non mi capivo più niente, mi sono risvegliato all'ospedale. Vabbè, acqua passata. Questa sera, quindi, se ho deciso di partecipare e di dare un mio piccolo e modesto contributo a Discursus, non è solo per l'affetto e la stima che nutro nei tuoi confronti, nei tuoi riguardi, caro Francesco, ma ci tengo a dirlo, non ricordando se in passato l'ho già fatto, per ringraziarti. Sì, ringraziarti anche dalla parte migliore del mio cuore, per avermi regalato, lo dico con tutta onestà, per avermi regalato degli anni meravigliosi all'insegna della buona musica. Dell'amicizia, appunto, e per avermi dato l'opportunità di lavorare a tuo fianco, ma anche a fianco di straordinari musicisti, quali parlo quelli del nucleo storico, Pino Greco, Giuseppe Greco, Giuseppe Cusumano, Agostino Cirrito, Dario Sulis e tantissimi altri che non sono lì ad elencare perché sono davvero tanti gli altri musicisti bravissimi che si sono a sua volta alternati. Volevo dirti che forse non abbiamo avuto il tempo di parlarne, perché poi è subentrato questo problema del Covid-19 che ci ha ammorbati tutti quanti. Ma non so, forse non sai, o forse sì, di quanto il tuo nome intanto venga menzionato a scuola, nella mia scuola e anche molto spesso, perché le tue canzoni, Buchi Buchi, Cola, Buchi Buchi è famosissima, cioè, la conoscono tutti quanti. Ragazzi, quando entro in classe, questo è Buchi Buchi, Buchi Buchi di Francesco Giunta, Cola, difficilissima cantarla per chi ha la lingua sciolta, ma ti assicuro che moltissimi ragazzi la cantano anche molto bene, malgrado sia questo scioglilingua, insomma. Poi ho Peperito, Che sogno stanco, insomma, tantissime canzoni. Spesso mi ritrovo ad riempire quei momenti, magari dove i ragazzi sono un pochettino più annoiati per tirarli su e quindi continuare le lezioni di musica in maniera accademica e quant'altro. Ma quelli sono davvero i momenti più belli per i ragazzi perché quando mi vedono entrare in classe con la chitarra, cioè,
cioè, si illumina tutti quanti. Dicevo, queste canzoni le conoscono tutti, davvero, davvero moltissimi, perché tra l'altro dico ragazzi che poi magari fanno la licenza media e poi rincontro in mezzo alla strada ancora si ricordano di queste canzoni e di te. Quindi le conoscono tutti perché attraverso queste tue canzoni i ragazzi, ma anche molti professori, molti colleghi, si appassionano e si divertono riscoprendo il gusto di riappropriarsi della propria lingua. Questa è una cosa bellissima, perché per loro, per molti di loro, parlare in siciliano è volgare, è brutto, in famiglia non vogliono, perché parlano un siciliano della serie Passamo o Panearo, a 500, ecco, dico quella cosa sguaiata palermitana, che ha poco a che vedere con le cose che scrivi e che canti tu. Quindi che dirti, grazie anche per avermi fornito quest'ottimo materiale per cui lavorare e fare progetti e programmazioni didattiche varie ed originali. Fra queste canzoni, ecco, questa è la cosa che non ho fatto in tempo a raccontarti, perché prima che che si chiudessero le scuole per questo problema che c'è attuale, tra queste canzoni ce n'è una in particolare che quest'anno, prima che le scuole chiudessero appunto per la pandemia, che è ancora in corso, all'interno di un progetto dal titolo Indovina, non hai indovinato, te lo dico io, La Baronessa di Carini, avrebbero dovuto cantare in duetto due alunni, due ragazzi, un ragazzo e una ragazza. La canzone in questione è anche questo. Te lo dico io perché non lo sai, Sì tu sì la muri. Bellissima, avrei dovuto registrarla ma non l'ho fatto in tempo, quantomeno di registrare mentre i ragazzi la studiavano. Questa sera ho voluto accidentarmi a cantarla, accompagnandomi come posso con la chitarra, ma davvero contrabbassista, quindi non ti aspettare chissà che cosa. E questo non perché so che quanto tu sei legato a questa canzone, ma avendo fatto tantissime altre cose, ti voglio ricordare quindi di ascoltarla, non perché sentendola tu possa ricordarti quanta poesia e bellezza è racchiusa in quest'aria, questa bellissima e delicatissima aria d'amore, ma perché ricordandoti di quanto è bella tu possa riascoltarla. Fila. E magari questo è un pensiero, dico sicuramente che attanaglia pure te, quindi anche tu, quando sarà possibile, regalare a tutti noi il piacere di salire sul palco e offrire la bellezza dell'opera teatrale Storia di Laura e Ludovico a tutti gli spettatori. Ma in quel taglio, come l'hai intesa tu, e non come ci è stata tramandata, appunto, come fatto di sangue, come fatto di cronaca, il padre che uccide la figlia, insomma, come una grande e bellissima storia d'amore, come Giulietta e Romeo, questo Tristano e Isotta, Paolo e Francesca, dove questi personaggi, in nome dell'amor l'un l'altro, li accomuna tutti. Purtroppo anche allo stesso tragico e drammatico epilogo. Quindi, niente, mi sono prolungato troppo, che dire. Grazie Francesco, buon discursus a tutti e ciao e a presto. Chiudo.